O pranzo e Pasqua. Stamattina non ti può muovere, stanno tutte indaffarate. È meglio che non dai fastidio. Oggi proprio è giornata. Rindovica, in te finestre c'è odore cucinata. I guaglioni stanno fuori, e mamma l'hanno salutata. Se metti in tuo cortile che ha da arrostare e fa fumo, va rinda di scirocco che ha da cuocere in tuo forno. C'è sta chi corre mezza via perché ha bomba e fornuta. E chi invece si ritira perché ha già fatto la prima asciuta. La signora dell'uova fresca l'ha venuta tutto quanto. Gira ancora per i palazzi per raccogliere contante. Chi lullare un grano cotto è passato pure a ieri. Ratantando la stessa voce. Un grano va a pastire. Tutte le tavole sono occupate e tanta roba preparata. E cucina riservata. Nessuno ci si può accostare. Chi ha preparato il condimento, chi sistema la gravonella, chi sta a scegliere le verdure e mettere in tazza supparella, chi ha la carne macinata al pallottolo che è in mano e chi invece mette l'uoglio in ruota e patana. Chi sistema la stanza di pranzo, chi mette il vino in frisco, ognuno fa qualcosa, perché questo è il pranzo di Pasqua. Ruote maccheroni con ricotta e porpettella, e capretti in tuo forno, patane e tracciuelle, e pizza con ricotta, e rote e casatiella, e carciofole arrostute cotte in coppia e fornacella, e mulignana a parmigiana, e salsicce che friariella, e frullate e capocuolla, o formaggio e mozzarella, anzalata che fenuccia, o vino in da giardella, che lo russa e mondraona, come dice la pacchianella, un po' di frutta secca, o caffè con la nasiella, e poi alla fine c'è sta essa, a regina la tavolata, tutta aspetta una pastiera, perché è santa sta giornata.